previste le funzioni di vigilanza e l'accertamento di illeciti, che giustamente la legge dice nei limiti delle proprie attribuzioni, in ordine a normative poste a tutela del patrimonio naturale dell'ambiente. Arrivavano prima tutti ristrutturati. Ci sono 22.000 posti di lavoro in più di prima, in una terra che poteva essere spazzata via dal punto di vista dell'occupazione, perché quello è stato definito il primo terremoto industriale della storia d'Italia, perché mai erano state colpite 10.000 imprese. Sapete che lì c'è ad esempio il secondo distretto del biomedicale più importante al mondo. Naturalmente dentro la nostra società ci saranno anche quelli che esagerano, che provocano, ma in realtà quello che loro stanno facendo io penso che sia una cosa meravigliosa, perché per la prima volta dopo tanti anni i ragazzi si riprendono in mano il loro futuro, per la prima volta danno un senso a quella parola, secondo me molto bella, che si chiama politica, che sono 20 anni che viene costantemente massacrata e sono 20 anni che porta con sé la delegittimazione. Chi è il signor Ernesto? Dell'aria. Se non metti nulla in tappa qua, è andato dentro dell'aria e poi fai come servono per questo. No, quello allora noi qua molte regioni consentono la raccolta notturna, fra l'altro vuol dire se te vai in posti dove non crei problemi, cioè è chiaro che se te vai in un centro abitato, i cani abbaiano, eccetera, perché se ci sono dei posti altrettutti, posti per tutti dove non c'è la casa nel giro di chilometri, non dai fastidio a nessuno. Che caldo, ragazzi.